Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi vi parlerò del perché si fanno i sogni. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, però, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like al video e commentarlo. Shakespeare diceva che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e forse questa è una cosa vera. Possiamo dimostrare oggi, con le apparecchiature più moderne, che i sogni avvengono interamente nel cervello, e non, come si era creduto anche fino a un secolo fa, con un trasporto, diciamo, della nostra anima in un altro luogo. Il sogno è tutto un processo che viene all'interno del cervello per una serie di motivi. Quando infatti ci stanchiamo, alcuni dei nostri nervi iniziano a mandare degli impulsi. Questi impulsi vanno a toccare anche i nervi che regolano le palpebre, per questo si sentono le palpebre pesanti, per questo quando si dorme si tengono gli occhi chiusi. A questo poi sono collegati una serie di impulsi che possono andare avanti anche dopo che ci siamo addormentati, quindi anche il nostro cervello è entrato in una fase di riposo. Questi impulsi, quindi, che vengono durante la fase REM, la fase in cui si muovono le pupille della persona che sta dormendo, questi impulsi danno origine ai sogni. Tutt'oggi non siamo in grado di dire se effettivamente le immagini che vediamo durante i sogni sono delle immagini casuali oppure hanno un vero e proprio significato. Sicuramente ciò che abbiamo vissuto durante la giornata è in grado di influenzarle, perché nel nostro cervello si vanno ad accumulare le cose che ci hanno di più colpito dall'ultima volta che ci siamo addormentati, e quindi ovviamente tutte queste cose vengono riproposte in un altro modo nei sogni. Ma come diceva Freud, non siamo in grado di dire, di seguire appunto la teoria di Freud. Secondo Freud, infatti, il sogno era il modo migliore per indagare nella mente di una persona. Perché quando si dorme, il censore che fa sì che il nostro subconscio non emerga viene annullato temporaneamente e quindi noi riusciamo a visualizzare tutto ciò che è proibito da vedere quando siamo svegli. Ma nel momento in cui ci svegliamo, avviene una rielaborazione di questo sogno che fa sì che quindi ciò che abbiamo sognato venga in parte dimenticato, proprio perché appunto l'inconscio non vuole che vengano scoperte queste parti segrete di noi. Questo da un lato è una cosa che avrebbe un certo senso perché a tutti succede di svegliarsi e di avere difficoltà ad afferrare il contenuto di un sogno. Per Freud, infatti, si trattava, il sogno era un'intera associazione di idee, di simboli, tutto era un simbolo che poi unito poteva arrivare a un particolare significato. Tuttavia questa teoria può essere anche smentita, perché appunto durante il sonno non avvengono particolari movimenti che giustificherebbero la teoria di Freud. Gli impulsi seguono un livello, diciamo, normale, simile a quello della veglia, solo che essendo il cervello in uno stato diverso, in uno stato appunto di sonno, i sogni assumono un significato diverso. Non abbiamo noi un'analisi razionale della realtà, bensì un'analisi irrazionale, appunto. E comunque, in tutto ciò, anche se non riusciamo a dimostrarlo, non si può negare l'importanza culturale dei sogni. Infatti, probabilmente è anche grazie ai sogni che è nata la metafisica. Basti immaginarsi di una persona della preistoria che non può teorizzare, non può immaginare che esista un mondo oltre un mondo terreno, un piano spirituale oltre il piano terreno. Non potendo immaginarlo, allora, come ha fatto l'uomo di migliaia di anni fa ad arrivare alla concezione di Dio, alla concezione di paradiso, alla concezione di mondi oltre il nostro mondo? Ci è arrivato sicuramente grazie ai sogni, che è l'unico modo in cui possiamo noi simulare, in cui la nostra mente può simulare un'altra realtà. E poi comunque, come dicevano molti filosofi, se ci poniamo su un piano diverso rispetto a quello della vita e quello dei sogni, è impossibile distinguere quale dei due sia realtà.